Nel tempio del calcio sanremese continua la rincorsa all'eccellenza della Carlin Boys, attesa alla seconda delle 30 finali di uno dei più entusiasmanti tornei di promozione degli ultimi anni. Di fronte un Varazze Don Bosco Sornione, ma presumibilmente in trincea, alle prese con la concreta possibilità di dover vivere 90 minuti di sofferenza e di contenimento ad oltranza. Dalla postazione cronaca dello stadio comunale un saluto agli amici sportivi Tele Sanremo da parte di Gerson Maceri e di Daniele Saba. Dopo il grande successo rappresentato dalla trasmissione del 57esimo torneo internazionale, il connubio fra la nostra emittente e la società nerazzurra si è ulteriormente rafforzato e proprio qui sul canale 216 del Digitale Terrestre tutti gli appassionati di calcio liguri potranno gustarsi ogni lunedì sera la telecronaca integrale del match casalingo della squadra guidata dal presidente Renato Bersano. Squadre che stanno svolgendo gli ultimi convenevoli prima del fischio d'inizio. Ricordiamo che la Carlins, per dovere di ospitalità, veste la maglia da trasferta, o comunque la seconda maglia, quella giallo-verde in stile Brasile, mentre il Varazze ovviamente veste la consueta, la canonica divisa nera-azzurra con numerazione gialla. Andiamo subito a leggere le formazioni, partendo proprio dagli ospiti savonesi guidati da Maurizio Damonte, che schierano Provato, Giambarresi, Cani, Cesari, Sanna, Calcagno, Paini, Gagliardi, Suetta, Vallerga e Cossu. In panchina Gustavino, Camogli, Bassi, Amos, Livia, Geraci e Fazio. Per quanto riguarda invece la Carlins, qualche variazione rispetto alla gara d'esordio contro il Cogoleto. Col numero 1 Cagnacci, classe 96, 2 Pesco, 3 Alberti, 4 Iovine, 5 Cocito, 6 Simbari, 7 Stamilla, 8 Balbo, 9 Daddi, 10 Atragene, 11 Rovella, 12 Farsoni, 13 Raguseo, 14 Tarantola, 15 Capra, 16 Scalzi, 17 Gallo, 18 Espinal. Ovviamente allenatore Carmelo Luci. Fischio d'inizio dunque, seconda giornata del campionato di promozione Girone A. Due squadre, Carlins e Varazze, che vengono da una gara d'esordio di segno opposto. La Carlins ha vinto a Cogoleto per 1-0. Intanto seguiamo subito questa avanzata da parte di Atragene, che centra il pallone per Daddi, anticipato dal numero 4 Cesari. Quindi subito un corner a favore della formazione sanremese. Dicevamo invece il Varazze che proprio nel match che ha dato il via al campionato è uscito sconfitto per 1-0 dall'Albisola in casa. Dalla bandierina Guido Balbo, pallone messo in mezzo sul dischetto, svetta Pesco, non riesce a indirizzare verso il secondo palo della porta difeso da Provato. Dunque prima conclusione verso la porta difesa da Provato con il numero 2 Pesco. Una Carlin Boys che sta cercando subito di mettere in chiaro i valori e le forze in campo. Sì, come hai detto te, giustamente la formazione rispetto a domenica scorsa è leggermente mutata, anzi notevolmente mutata. Non ci sono i due protagonisti giovani, Scalzi e Valerio Gallo, che oggi siedono in panchina, mentre il mister Luci ha voluto dare fiducia al portiere Cagnacci per schierare magari un uomo di esperienza più in mezzo al campo. Classico 4-3-3, squadra aggressiva che abbiamo visto già da questi primi istanti, si è lanciata all'attacco e come giustamente dicevi ci aspettiamo un Varazze molto chiuso in difesa, come lo è stato d'altronde il Cogoleto domenica scorsa a Genova. Varazze che prova a mettere fuori la testa, ma è la Carlins che riparte con Daddi che scarica per Balbo, anticipato però da Calcagno che prova a far ripartire i suoi. Sulla destra Vallerga cerca di mettere ordine alla manovra, ancora lo scambio preciso a centrocampo con Vallerga che gestisce questo pallone con la suola, pallone messo in profondità, libera Iovine. Allora è Rovella che può avventarsi su questo pallone, riesce soltanto a toccare la sfera calciata da Sanna, dunque rimessa laterale a favore del Varazze. Due minuti di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0. Buoni comunque i ritmi. Carlins, come ricordava Saba, che si schiera con un 4-3-3 in cui Daddi è il riferimento centrale avanzato. Vediamo in queste prime fasi giostrare alla sua destra Rovella, alla sua sinistra Tragene, dunque probabilmente per sfruttare le doti dell'ex giocatore dell'Argentina, che può rientrare col sinistro pericolosamente. Però attenzione al Varazze sulla destra con Cossu che prova a mettere in mezzo, difesa da Carlins che riesce a liberare con grande tranquillità
riparte a Tragene, Daddi, difesa del pallone, Daddi converge al centro e cambia gioco ottimamente per Pesco, che ha spazio avanti a sé, può avanzare sulla destra. Pesco innesta la quinta, cerca di superare l'avversario diretto rappresentato da Paini, che però ha la meglio. E allora Varazze, disimpegno impreciso, ancora Carlins con Stamilla, pallone messo in mezzo per Daddi. Cesari si salva in qualche modo in due tempi, poi subito in affanno la retroguardia savonese. Mister Lucci chiama subito i suoi ad alzare i ritmi, ad alzare l'intensità. Si becca anche il rimbrotto di uno degli assistenti, il quale ha chiesto all'allenatore della Carlin Boys di lasciare terminare il pallone fuori prima di consegnarlo nelle mani di un suo giocatore. Sintomo anche questo della grande voglia, della grande volontà di fare di questa Carlin Boys, che è dichiaratamente la squadra favorita per il salto di categoria. Prova a impostare Alberti col sinistro, morbido a cercare la sponda di Rovella, che trova Stamilla, poi non si conclude la ricerca della profondità di Stamilla a favore di Daddi. Allora ancora Carlins, che pazientemente deve ricominciare da dietro con Cocito. Lancio lungo in profondità a cercare lo scatto di Rovella, pescato in posizione irregolare, dunque si ripartirà con un calcio di punizione in zona difensiva per il Varazze. Un Varazze che è privo di Cristian Piccardo, ex Cogoleto, messo fuori gioco dal legamento della spalla. In panchina a mezzo servizio Amos, altro giocatore di riferimento, problema al tallone per lui, mentre il rientro di Suetta dovrebbe garantire quel pizzico di concretezza in più là davanti. Anche se, come abbiamo detto in fase di presentazione, la partita del Varazze probabilmente sarà di contenimento. Tutto da vedere ovviamente le chance di poter ripartire con una certa pericolosità ed efficacia. Ovviamente tutto ciò dipenderà dalla Carlins, dalla sua abilità nel far girare palla evitando la pressione avversaria. Qui viene fermato in maniera regolare Simbari sulla sinistra, classe 96, agisce proprio qui sotto la nostra postazione. Esterni difensivi, esterni bassi molto giovani per la Carlins, a destra Pesco classe 95, a sinistra proprio Simbari 96. Intanto Kossu prova ad avere la meglio su Iovine, che però con grande esperienza riesce a venire fuori da una situazione difficile grazie anche all'appoggio di Alberti. Poi il lancio a cercare Stamilla sulla destra. Stamilla per Rovella, cerca lo scambio in rapidità con Balbo, che però incespica sul pallone. Possesso ancora Carlins, Stamilla, Daddi. Si distende adesso sulla sinistra la formazione sanremese con Simbari. Pallone al centro, libera Cesari, ma ancora Stamilla. Sombrero di Stamilla, che cerca anche di liberarsi di un secondo avversario. Si trattava di Kossu, intervenuto in maniera irregolare, dunque calcio di punizione a favore della formazione nerazzurra, oggi in maglia giallo-verde. Lo ricordiamo ancora una volta per chi si fosse messo alla visione e all'ascolto solo ora: il Varazze in maglia nero-azzurra, mentre la Carlins opta per una divisa giallo-verde, quella comunemente definita la trasferta, che oggi viene adottata in casa proprio per doveri di ospitalità. Guido Balbo, la punizione a giro sul secondo palo, prova ad arrivarci in spaccata sul secondo palo, ci sembra Pesco, il quale probabilmente ha allungato in maniera innaturale la gamba. Viene chiamato subito l'intervento del personale sanitario per le cure del caso. Vedremo se il numero 2 della Carlins riuscirà a rientrare in gioco. Intanto, dopo 7 minuti, una Carlins che ha subito approcciato al match con grande personalità, nella maniera giusta, senza sottovalutare l'avversario, proprio come aveva chiesto mister Carmelo Lucci. Sì, direi che stanno interpretando alla perfezione quello che è stato appunto le richieste del mister contro una squadra che appunto, come era prevedibile, gioca con 7-8 giocatori dietro la linea della palla, cerca di difendersi, e quindi devono essere bravi a
ad accelerare le giocate, a fare delle giocate in velocità ai nostri giocatori per riuscire poi a superare questa difesa schierata. E poi è anche importante, molto importante, l'inserimento dei due esterni giovani di difesa, Pesco più propenso all'azione offensiva, Simbari magari un pochettino di più difensivo. Questo è uno dei pochi limiti che ha questo ragazzo, che ancora deve migliorare la fase propositiva, perché si libera molto spesso sulla fascia, però poi non riesce a superare il diretto avversario e quindi l'azione finisce. Il tempo ovviamente è dalla sua, così come per Valerio Gallo e Filippo Scalzi, che oggi sono in panchina, classe 97, protagonisti l'anno scorso della bella cavalcata fino alle finali regionali nella categoria allievi. Avevano iniziato questo campionato con la maglia da titolari a Cogoleto. Evidente come mister Carmelo Lucci debba anche gestire questi ragazzi, sicuramente dotati di grande talento, ma ancora giovani. Pallone messo in mezzo, tagliato da parte di Atragene per l'inserimento di Pesco, che ancora una volta dimostra grande capacità di inserimento senza palla in profondità. Incomprensione fra l'arbitro e il suo assistente, che viene subito chiarita. Il direttore di gara aveva segnalato il calcio d'angolo, l'assistente invece aveva concesso la rimessa dal fondo, probabilmente un fuorigioco. Dunque si riprenderà con un possesso affidato Alvarez ai piedi di Jacopo Provato. Lancio lungo a cercare Suetta, che viene anticipato però da Alberti. Poi Calcagno, sparacchia lungo sulla sinistra a cercare la corsa di Paini, classe 96, non arriva su questo pallone, ben controllato da Pesco. Dunque rimessa dal fondo, della quale si incaricherà Alberto Cagnacci, portiere della formazione juniores, classe 96. Tanti giovani in campo dunque da tenere sott'occhio. Prova a ripartire con ordine la Carlins. Simbari, Iovine, poi il lancio lungo per Daddi, che aggancia splendidamente in volo, difende anche il pallone. Ancora lo scarico per Iovine, che si occupa di tutte le impostazioni, sia quelle da posizione più arretrata, sia quando arriva la sponda di Daddi. Un Varazze che continua a rinunciare al possesso, lasciando il pallino del gioco alla Carlins. Facilmente prevedibile questa trama alla vigilia. Vedremo quanto saprà resistere alle ondate, alle folate offensive della Carlins la formazione di Maurizio Damonte, che ora si lamenta con Paini, autore di questa apertura no look sulla fascia sinistra per Cani, che però guadagna il fallo per l'intervento scomposto di Pesco. Dunque calcio di punizione creato praticamente dal nulla per la formazione savonese. 11 minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0, ma Carlins decisamente e prevedibilmente alla ricerca del vantaggio fin dal primo minuto. Varazze, che dovrà sfruttare al massimo queste occasioni da palla inattiva per cercare di pungere la retroguardia sanremese. Vedremo proprio questo calcio di punizione quali effetti sortirà. Nessuno per la respinta di Iovine, poi sulla sinistra Atragene avrebbe spazio per far ripartire l'azione, mantiene il pallone in campo, ancora Atragene, si invola. Segnalato in maniera un po' tardiva questo pallone, fu riuscito proprio davanti alla panchina del Varazze. Dunque rimessa laterale a favore dei neroazzurri, si incarica della battuta Gian Barresi, altro giovanissimo, classe 96. Iovine interviene in anticipo col petto, lo scarico all'indietro per Alberti, poi Cagnacci col destro. Si cava d'impiccio da una situazione particolarmente difficile dopo un retropassaggio non particolarmente agevole. Daddi anticipato. Lancio lungo a cercare proprio Suetta.
affrontato da Alberti. Suetta cerca di liberarsi facendo scorrere il pallone in profondità per l'inserimento di Cossu, che però viene ben controllato. Sempre con grande calma la difesa della Carlins prova a disimpegnare con ordine, questa volta non ci riesce. E allora ancora Alvarazze che prova ad alleggerire la pressione con Cossu. Cossu cerca lo spazio per il sinistro, poi lo scarico per Suetta, ancora l'indietro per Gagliardi, apre sulla destra per Giambarresi che va al cross, viene respinto dalla difesa della Carlins. Alvarazze che prova a uscire dal guscio, Giambarresi corto mette questo pallone in mezzo sul quale Cagnacci a branca impresa in maniera serena, attende il piazzamento dei suoi prima di scaricare il pallone su Alberti. Ancora l'indietro per Cagnacci, largo sulla destra a cercare Pesco, liberissimo Cocito, Stamilla, Jovinek ha sempre spazio per impostare ragionando l'azione. Ancora Jovine, l'intervento falloso non ravvisato dall'arbitro, in un secondo momento però non concretizzandosi la norma del vantaggio viene fischiato, rimane a terra il numero 4 della Carlins, una contusione che non dovrebbe comportare problematiche ulteriori. Un campionato, quello di promozione, che vede al via tante squadre blasonate come Luanesi, come Albenga, tanto per citare due nomi delle savonesi più forse conosciute a queste latitudini. Insomma, un campionato difficile nonostante la Carlins disponga di un potenziale che forse nessun'altra ha. Sì, 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 sicuramente non dimentichiamo poi il Bragno, che ha fatto una bella campagna acquisti, come anche la Renzano, che ha sempre delle buone squadre. E quindi ci aspettiamo un campionato difficile, non pensiamo che, nonostante la sontuosa campagna acquisti condotta dal presidente Bersano e dal direttore sportivo Ventura, sia una passeggiata. Assolutamente il campionato di promozione ce lo dobbiamo guadagnare giornata per giornata, affrontando anche questo tipo di squadre soprattutto, e poi magari riuscendo a prevalere negli scontri diretti appunto con le squadre che abbiamo citato e che hai citato anche tu. Attenzione a Balbo che ha innescato Stamilla sulla destra, l'anticipo sul primo palo da parte di Cesari che riesce a sventare la minaccia ma concede il corner alla Carlins. Solo un uomo rimane alto per il Varazze, si tratta di Cossu controllato da Simbari. Intanto il cross sul secondo palo lungo allontanato ancora da Cesari, poi Stamilla all'indietro per Alberti, anzi Simbari che scarica ora su Jovine che giostra da play basso. Balbo, Pesco, il pallone di ritorno impreciso per Balbo. Allora Alvarazze prova ancora una volta a ripartire con Gagliardi, ha spazio avanti a sé il numero 8 del Varazze, cerca l'imbucata per Cossu, anticipato molto bene però da Cocito, pallone di semplice lettura per il centrale ex Vado e Savona. Poi Pesco, l'aggancio col sinistro di Rovella che tenta di allungare la traiettoria per Daddi anticipato, ma ancora Carlins in possesso palla con Balbo sull'out di destra, la sterzata, l'appoggio al centro per Jovine, lo scarico per Rovella, cerca ancora una volta Daddi, pallone che circola con grande velocità, non sempre preciso, in questa occasione però sì. Stamilla trova Tragene, poi pallone fuori per Balbo, si libera di un avversario di due, viene affrontato irregolarmente da Giambarresi che si guadagna anche il giallo, prima ammonizione dell'incontro per il numero 2 del Varazze, punizione da posizione favorevolissima per la Carlins quando siamo giunti al 17° minuto. Tanti gli specialisti sul pallone, ma alla fine probabilmente sarà uno fra Daddi, Stamilla e Balbo a cercare la conclusione diretta in porta. Andiamo, capannello di giocatori in maglia giallo-verde sul pallone, anche Jovine che adesso la sistema con cura, dunque potrebbe essere lui alla fine a
prendersi la responsabilità di questo calcio piazzato. In una partita così bloccata diventano anche importanti queste occasioni. Dunque, fondamentale sfruttare, capitalizzare al meglio questo calcio di punizione. Col destro Iovine, la sua mattonella, col sinistro Rovella, più indietro Balbo. Barriera nutritissima, 5 uomini del Varazze, 1 della Carlins a dare fastidio. Si tratta di Atragene. La rincorsa di Iovine corta, cerca la conclusione sul primo palo, viene ribattuta dalla barriera. Ancora lo scambio con Rovella che non si concretizza, un vero e proprio muro quello disposto dal Varazze a difesa della propria 16 metri. Poi pallone profondo di alleggerimento che non costituisce un problema per Provato, che può far ripartire i suoi con Vallerga. Col sinistro cambia gioco, cambio di fronte su Cani, che ha spazio per avanzate. Poi non si concretizza lo scambio con Paini. Ancora una rimessa laterale nella metà campo sanremese per il Varazze. Lo scarico là indietro per Sanna, che con grande tranquillità gestisce questo pallone per via orizzontali. Cesaris alleggerisce all'indietro per Provato. Lancio lungo in profondità sul quale è vigile Cocito. Poi Stamilla, lo scambio con Balbo, pallone dentro per Daddi. Qui sfiora la frittata Sanna nell'anticipo su Daddi. Calcio d'angolo ancora per la Carlins quando siamo entrati nel 20° minuto. Sarà Balbo a calciare questo pallone dalla bandierina. Avanzano ovviamente i saltatori, Cocito, Pesco, Atragene incontro e Daddi sul secondo palo. È proprio lo scambio corto che si concretizza fra Balbo e Atragene. Poi il pallone messo in mezzo troppo basso. Carlins allora che prova a ripartire. Errore in alleggerimento da parte di Simbari, 3 contro 3. C'è un fallo proprio del numero 6 Simbari, che si esibisce in uno di quelli che comunemente si chiamano falli tattici. Provvidenziale direi, perché evita il contropiede del Varazze. Un 3 contro 3 pericolosissimo. È il secondo ammonito della gara. Dopo Giambarresi anche Simbari finisce sul taccuino dell'arbitro. Tanto Stamilla a colloquio con l'arbitro, cerca di guadagnare, accumulare crediti per i prossimi minuti. Una Carlins che è giunta a questo appuntamento dopo l'amichevole infrasettimanale col Camporosso, in cui sono stati protagonisti Capra e Spinal. 3-0 risultato finale, doppietta del talento finalese e gol al rientro del giocatore della nazionale dominicana. Entrambi sono in panchina pronti a dare il loro contributo probabilmente nella mezz'ora finale. Balbo, gioco rotto, la Carlins allora può distendersi nello spazio con Daddi, che però scarica troppo esterno per Atragene. Una Carlins che dà l'impressione di voler manovrare a ritmi ancora troppo alti rispetto a quelli consentiti dall'amalgama e dal momento della preparazione, dello stato di forma complessivo della squadra. Varazze dunque che finora a buon gioco non ha rischiato quasi nulla. Lancio lungo di Cesari a cercare la sponda di Suetta, spostato irregolarmente ancora una volta da Simbari. Non allarga le braccia il numero 6 della Carlins, esponendosi alla fisicità di Cosso. Dunque calcio di punizione a favore del Varazze con Vallerga sul pallone all'altezza del vertice dell'area di rigore. Dispone la barriera Cagnacci, attenzione al sinistro di Vallerga e sulla ribattuta alla capacità balistica di Cossu. Due uomini in barriera, si tratta di Atragene e Balbo. Porta 6 uomini in area al Varazze. Vallerga al centro, tutto solo, riesce a trovare l'impatto col pallone. Il numero 8 ci è sembrato, probabilmente il numero 5 anzi,
Sanna solissimo in mezzo all'area di rigore, e qui la Carlins rischia seriamente di passare in svantaggio con questa deviazione che ha trovato pronto a colpire, anzi si trattava del numero 8 Gagliardi probabilmente. Abbiamo qualche difficoltà con il riflesso del sole ad identificare i numeri di maglia del Varazze dalla nostra postazione. Fatto sta che comunque il numero 8 del Varazze non è riuscito a imprimere alla sfera una traiettoria decisa. La stessa poi si è spenta a fondo. Intervento duro ancora da parte di Gian Barresi su Atragene, che finisce a terra. Deve fare attenzione Gian Barresi, già ammonito al 17° minuto. Calcio di punizione a favore della Carlins, questa volta probabilmente sarà Balbo a mettere il pallone in mezzo. Luci impartisce le ultime indicazioni a Simbari, che rimane sempre ultimo uomo a difesa della propria metà campo. Tutte le torri sono sul limite dell'area di rigore, difesa dal Varazze. Sarà Balbo a cercare il taglio, probabilmente verso il primo palo, verso il dischetto di Rovella. Pallone proprio centrato, c'è Daddi che prova a esibirsi in rovesciata. Pallone ancora vivo però, tenuto in campo da Rovella, per Balbo, il cross ancora in mezzo, nugolo di maglie giallo-verdi in aria, non riesce a imprimere potenza al pallone, Cocito che colpisce in arretramento, dunque provato, non ha difficoltà, può procedere al rilancio. Sveta Iovine, Stamilla ringhia su Gagliardi che riesce in qualche modo a scaricare all'indietro per Sanna, che fa ripartire i suoi. Poi Cani sulla sinistra, ha sempre spazio avanti a sé, gode di discreta libertà il numero 3 del Varazze, che poi non indovina il passaggio per Paini. Una Carlins che cerca di piazzarsi stabilmente nella metà campo savonese, ma ancora non riesce a trovare la continuità nell'azione offensiva. Atragene adesso imbeccato molto bene in profondità sulla sinistra da Balbo, entra in area Atragene, anticipato da Cesari che mette il pallone in calcio d'angolo. Prova ad aumentare la pressione la formazione di mister Carmelo Luci, che in ogni caso ha dalla sua le armi per poter cambiare il corso del match anche a secondo tempo inoltrato. Intanto Balbo dalla bandierina. Pallone teso sul primo palo. Svirgola un difensore del Varazze concedendo la rimessa con questo pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore, non incontrando la deviazione di alcun giocatore della Carlin. Dunque ancora rimessa laterale di cui si incarica Pesco, che andrà probabilmente al traversone. Proprio così cerca lo stacco di Rovella, al limite c'è Balbo, cerca di addomesticare il pallone, tergiversa, ancora un 3 contro 3 pericoloso. Iovine cerca di rallentare l'azione, ma questo pallone in mezzo è a favore di Paini, che viene anticipato da Stamilla, provvidenziale il suo ripiegamento difensivo, viene strattonato. Adesso si lamenta coi suoi Stamilla per questo sbilanciamento che l'ha costretto a percorrere 60 metri di campo a ritroso, andando a occupare una zona di campo non propriamente sua. Balbo per Pesco, insiste la Carlins sulla destra, Rovella controlla male ma riesce comunque ad appoggiare ancora per Pesco, che va al cross sul secondo palo lunghissimo, si impegna nella rincorsa Daddi, riesce a mantenere il pallone in campo, a liberarsi del diretto avversario, ancora Daddi converge verso il centro, in mezzo a tre, non riesce a riconquistare la sfera, poi colpisce il numero 9 della Carlins, Gagliardi,
che gli era sfuggito, l'arbitro è costretto a estrarre il cartellino giallo, dunque secondo uomo da parte sanremese a finire nel tabellino dei cattivi, fallo di frustrazione. E Carlins dunque che ancora fatica un po' a trovare le misure dell'azione offensiva, è un Varazze che Sornione resta lì e poi quando può cerca di pungere in ripartenza. Sì, spiace dirlo che i giocatori della Carlins cedono un pochettino troppo sull'azione personale, come in questo caso Daddy avrebbe avuto tutto il tempo di servire un suo compagno dietro, invece ha voluto a tutti i costi gestire il pallone fino a perderlo e a fare uno stupido fallo di reazione che per fortuna sua gli è costato solo il cartellino giallo. Però sono comportamenti in cui Daddy non deve assolutamente cadere, deve essere un giocatore che dà l'esempio, come lo sta dando Capitan Stamilla, che sta svegliando un pochettino la sua squadra perché vede che non sta dando quello che il mister chiede. Varazze fa la sua partita onestissima, senza strafare, senza neanche eccedere negli interventi fallosi se vogliamo, e quindi il risultato è quello. Non abbiamo ancora creato un'occasione da rete. Ci prova allora Rovella con questa azione ancora una volta personale, ma non riesce a trovare nel cuore della difesa del Varazze Daddy più equilibrio di quello che avevamo pronosticato ad inizio match finora fra Varazze e Carlins, con la squadra di Damonte che sta anche provando a pungere nelle situazioni di gioco rotto, situazioni di palla persa a centrocampo da parte della Carlins. Dunque attenzione Alberti per via orizzontali, Cocito, Stamilla che si incarica dell'impostazione adesso in prima battuta, rubando un po' ruolo e spazio a Iovine. Balbo cerca ancora profondo Stamilla che viene anticipato dalla difesa nero-azzurra. Paini, controllo difettoso in mezzo a due, viene ostacolato irregolarmente, calcio di punizione per il Varazze, è scoccata la mezz'ora, 0-0 al comunale di Sanremo. Solo una l'occasione nitida da gol, non l'ha costruita la Carlins ma il Varazze. Quella deviazione sotto misura da parte di Gagliardi su cross di Vallerga che è sfilata l'MLM a lato, ma pericolo davvero incredibile corso dalla difesa della Carlins per una disattenzione su palla inattiva. Riparte ora formazione sanremese, il colpo di tacco di Rovella per l'avanzata di Pesco. Pesco a campo aperto, si allunga ancora la sfera cercando il fondo Pesco, poi il cross in mezzo calibrato molto bene con Daddy che cerca la spettacolare semirovesciata, non trova l'impatto con la palla ma c'è Atragina ad alimentare l'azione sulla sinistra, anticipato molto bene da Gianbarresi. Forse una delle prime occasioni importanti per una Carlins che ha faticato a trovare gli spazi in questa prima mezz'ora. Seguiamo ancora l'azione di Simbari che viene contrastato da Gianbarresi. Ancora una volta tenta di aumentare la pressione la Carlins, imprecisa però in questa fase. Ce ne anticipo Cocito, con grande aplomb si libera dall'aggressione di Suetta. Rilancio lungo a cercare Rovella anticipato da Cesari. Solo a centrocampo Iovine, l'appoggio per Stamilla che prova la conclusione dai 25 metri, non trova lo specchio della porta, comunque sta suonando la carica Stamilla, qualcun altro invece ancora deve entrare in partita in maniera convinta. Sì, devo dirti che io ho visto la partita anche di domenica scorsa a Cogoleto ed è questa è la fotocopia della partita che ha giocato la settimana scorsa la squadra di Luci. Poca concretezza in avanti fino a quando il Cogoleto non ha rischiato di andare in vantaggio e subito dopo c'è stata un'occasionissima di Alberti, ha preso l'incrocio dei pali. Speriamo che questo si ripeta anche oggi e che il pericolo corso precedentemente dalla difesa della Carlins sia la molla
per far scattare quei meccanismi di velocità di esecuzione che ancora non si sono visti. Sembra anche evidente che vi sia un deficit di lucidità, forse dovuto ancora al mancato smaltimento di una dura preparazione che, come ben sapete, è iniziata a Limone il 27 luglio scorso. Dunque è una squadra ancora un po' imballata che deve ancora ritrovare quella brillantezza per dare profondità, per dare velocità alle sue trame che per adesso si stanno rivelando un po' troppo leggibili per la difesa del Varazze. Ma io non credo che sia un problema fisico, perché comunque il mister sta facendo ruotare tutta la rosa, come abbiamo visto rispetto alla settimana scorsa ha cambiato 4 undicesimi, per cui non credo che ci sia quello. C'è probabilmente ancora da sincronizzare i movimenti tra i giocatori. Non dimentichiamo che è una squadra che è stata rinnovata notevolmente rispetto all'anno scorso, con l'innesto di giocatori validi di categorie superiori, ma che comunque non avevano mai avuto la possibilità di giocare assieme, e adesso da un paio di mesi giocano assieme, quindi ancora si può e si deve migliorare sotto quell'aspetto. Un altro aspetto che volevo sottolineare tecnico è che forse la chiave per scardinare la difesa del Varazze è quella di utilizzare molto di più gli esterni di difesa come Pesco e Simari, che scendono sulla destra, più Pesco che Simari in questo momento. È proprio Pesco che innesca questa azione offensiva per la Carlins, con Stamilla che si impegna in una rincorsa disperata a questo pallone, poi Rovella, non manca la voglia di lottare, conquista anche un calcio di punizione Rovella, tutto sull'out di destra, anzi rimessa in gioco con le mani. Balbo, Iovine cambia il fronte servendo a sinistra Simbari, sale anche l'esterno sinistro da Carlins adesso con questo cross in mezzo, cercare Daddi, non trova l'incornata. La deviazione di un difensore del Varazze che mette in difficoltà Provato. Rilancio lungo da parte del numero 1 del Varazze. Svettano Iovine e Cocito. Impostazione di Cesari. Ancora Cocito in anticipo. Invalicabile il numero 5 della Carlins. Simbari non riesce ad allontanare il pallone. Rimessa in gioco per il Varazze, di cui si incarica Giambarresi. Difende palla Cossu dall'attacco di Simbari, che riesce a ritornare in possesso palla, poi a Tragene, non riesce a spizzare per Daddi. Prova Gagliardi la conclusione che si infrange sulla schiena del compagno Suete, allora è Stamilla che con l'esterno cerca di imbeccare Daddi, esce Provato, il rinvio lunghissimo che finisce proprio qui in tribuna, sorvola la nostra postazione prima di spegnersi oltre la panchina di Maurizio Damonte. A Tragene, rilancio lungo di Calcagno a cercare l'inserimento di Suetta. Carlins allora che con grande pazienza è costretta a ritessere l'azione da dietro con Iovine. Stamilla, ancora lo scarico per Iovine che allarga sulla sinistra per Simbari. Iovine attaccato in maniera decisa da Suetta, che lo costringe al retropassaggio per Alberti. Alberti non trova un compagno a cui destinare il pallone, allora ancora costretto allo scarico all'indietro per Cagnacci. 37 minuti di gioco, 0-0 fra Carlin Boys e Varazze. Rilancio lungo a cercare la spizzata di Daddi a favore dell'inserimento di Stamilla, che però non si concretizza. Poi c'è un fallo di Iovine che sbilancia in maniera irregolare Calcagno, conquista un calcio di punizione che permette di respirare ai suoi. Cesari sul pallone, 41 anni per lui, ma una lunga esperienza anche a livello professionistico, 3 stagioni in Serie B con Piacenza, Castellisangro e Siena, innumerevoli quelle in C2 e in C1, 12.
da qualche anno esperto della categoria. Sassello, Cairese, Acqui, alcune delle squadre in cui ha militato negli ultimi anni, giocatore di sicuro affidamento in mezzo alla difesa, utile anche a giostrare e a far crescere i tanti giovani, tanti under impiegati. Qui in anticipo Iovine, che recupera il pallone, costringe al rinvio frettoloso Gagliardi, che mette la palla in fallo laterale. 7 minuti al termine di questo primo tempo, che in parte non ha rispettato quelle che erano le attese. Una Carlins che nel secondo tempo chiaramente dovrà cambiare qualcosa. Cosa ti devo dire? Le aspettative sono sempre molte, quelle visto i nomi dei componenti della squadra nerazzurra, però non si traducono ancora in un gioco efficace che crea delle azioni da gol. Non le abbiamo ancora visto, stiamo ancora aspettando. Speriamo nel proseguo. Si vedono tra l'altro alle viste qualche cambiamento, abbiamo visto Capra e Gallo che stanno iniziando il riscaldamento probabilmente per l'inizio del secondo tempo, e quindi anche il mister Lucci non può essere sicuramente soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi fino adesso. Ci ha provato ancora una volta in acrobazia Daddi su questo traversone di Pesco, non ha inquadrato la porta. Parlavamo proprio in settimana con mister Carmelo Lucci della vittoria ottenuta all'esordio contro il Cogoleto, un 1-0 che, se da una parte non è stato spettacolare, dall'altro è anche sinonimo di grande forza di una squadra che dovrà vincere il campionato proprio anche attraverso queste partite magari non giocate al meglio, magari vinte con un gol derivante da una giocata estemporanea. E anche qui sta la forza di una squadra che deve vincere il campionato. Per Capra, dopo il provino di Camporosso, sono previsti 30 minuti, vedremo se verrà rispettata la tabella di marcia. Intanto a Tragene serve sulla destra Stamilla pesca dall'altra parte Daddi all'uno contro uno con Gian Barresi, che è già ammonito, potrebbe usare, non riesce però a trovare il tempo della giocata, viene anticipato il numero 2 del Varazze, prova a ripartire Cossu, profondo per Suetta contro Alberti, all'indietro per Vallerga ha il tempo per accentrarsi, carica il sinistro, la conclusione insidiosa che sibila di poco a lato dell'incrocio dei pali, ancora un pericolo per la Carlins al 40° minuto. È un Varazze che non ci sta a difendersi e a restare in agguato nella propria metà campo. Nelle ultime occasioni anzi è riuscito a proporsi anche efficacemente in azione offensiva, aiutato, questo bisogna dirlo, da una Carlins che ancora stenta a trovare le misure fra i reparti. Alberti, Simbari si impegna nel mantenere in campo questo pallone, ma non riesce a fare altrettanto a Tragene, non riuscendo a destinare il pallone ad Addi. Ancora Varazze, Cossu trattenuto da dietro, si accende l'incontro proprio a centrocampo su questo intervento, con Cossu che reagisce a un pestone di Alberti. Balbo adesso arriva, prova a calmare gli animi, forse non il giocatore più adatto a rasserenare gli animi. Arriva anche Stamilla, continua il conciliabolo intorno all'arbitro, il signor Andrea Bonino di Genova, che fatica a far tornare la calma in campo. Stamilla si lamenta per la reazione da terra di Cossu, il quale effettivamente probabilmente passerà indenne, ma è sicuramente una reazione da sanzionare, quantomeno col giallo. Non bisogna pigliarsi a questi episodi e non bisogna ridurre la partita a queste scaramucce, perché c'è un risultato da conquistare, però questa è una notazione tecnica che noi da qui possiamo fare. No, però non si capisce la reazione di Cossu, perché sì, ha subito il fallo perché è stato trattenuto vistosamente da Iovine, e poi è intervenuto Alberti, che però era fermo, ha appoggiato il piede a terra. Non si capisce perché Cossu gli abbia tirato un calcione, l'abbiamo visto tutti, probabilmente l'ha visto anche l'arbitro, ma l'arbitro in questo momento probabilmente vuole calmare gli animi senza dover arrivare a soluzioni estreme, tipo
cartellino rosso o qualcos'altro, però spiace il nervosismo anche di questo giocatore che comunque sta disputando un'ottima partita come tutti i suoi compagni, quindi non c'è niente di animosità tra le due squadre. Ora Balbo, cavalcata di 60 metri, si libera di due giocatori, pallone servito ad Addi, arriva in anticipo Cesari che salva la situazione proprio all'ultimo istante. Match che si è acceso in questo finale di tempo, rimane a terra Cesari, probabilmente dolorante per il pestone ricevuto dopo l'anticipo di Sudaddi. Relativamente all'episodio di prima, ci sta piacendo la direzione di gara perché, proprio come diceva Saba, l'arbitro sta cercando di mantenere il match su binari di grande tranquillità, dando anche lui stesso dei segnali di grande aplomb, di grande equilibrio, cosa che non sempre riusciamo a vedere sui nostri campi. Dunque sono segnali importanti che potranno servire anche per il prosieguo della gara, per mantenerla sui binari dell'equilibrio e della sportività. Intanto piccolo break proprio a ridosso dell'intervallo con i giocatori che vanno a beverarsi nei pressi della panchina di mister Carmelo Luci. Rimane ancora a terra Cesari, non dovrebbe trattarsi nulla di grave. Intanto quali potrebbero essere le mosse di Carmelo Luci per la ripresa? Abbiamo visto Capra e Gallo scaldarsi, ci sono anche Espinal in panchina, c'è Scalzi, insomma tante le scelte, ma bisognerà trovare quella veramente efficace, quella giusta. Ma io penso che i due giocatori più a rischio di sostituzione siano Daddi, perché comunque è già ammonito e poi ha dimostrato in due o tre occasioni di non essere in particolarmente giornata particolarmente felice. Anche quest'ultima occasione un Daddi in forma non sbaglia quello stop in aria e sicuramente non perdona il portiere avversario, e quindi bisogna prendere atto di questo e sicuramente potrebbe essere sicuramente uno dei sostituti. L'altro sostituto potrebbe essere Simbari, per dare magari una spinta in più, o con Gallo o con Scalzi sulla fascia sinistra, cosa che invece sta dando Pesco dalla fascia destra. Intanto è scaduto il tempo regolamentare, vedremo se vi sarà una segnalazione di recupero da parte dell'arbitro Bonino di Genova. Tanto gioco che è ripreso con Cesari che ha trovato nuovamente posto al centro della difesa del Varazze, dunque nessun problema per lui. Vallerga adesso scarica proprio al centro per il capitano Stamilla, anticipa Gagliardi. Balbo, probabilmente una delle ultime occasioni per pungere per la Carlins in questo primo tempo, tergiversa troppo il numero 8 della Carlins, ma mantiene in campo il pallone Simbari. Ora Battieri Batti che favorisce il Varazze. Suetta qui non si accorge dell'inserimento in profondità di Paini, fortunatamente per la difesa della Carlins, che ora prova a ripartire. Ma attenzione ancora Suetta, attenzione al buco centrale, c'è Paini, sbaglia l'imbucata, ma c'è ancora Cosso sulla sinistra, alimenta l'azione, pallone messo in mezzo con Alberti che sfiora anche l'autorete con questo rilancio. Grosso pericolo corso dalla Carlins. Qui l'errore più grande è stato quello di Suetta, che non è riuscito a trovare il corridoio per Paini, che era solo al centro. E su questa azione dovrebbe concludersi il primo tempo, perché è già passato un minuto e mezzo quasi. Vallerga sulla bandierina, pallone teso in mezzo, svetta ancora un giocatore del Varazze, poi conclude Cosso sulla schiena di Cocito, che ci mette una pezza, rilancia come può, trova comunque bene Rovella che appoggia col petto Gagliardi. E ancora Varazze in questo finale di tempo. Cani, Gagliardi liberissimo sulla sinistra di mettere il pallone in mezzo. Attenzione a Cesari, tutto solo in aria, la respinta ancora una volta da parte della difesa della Carlins, stavolta da parte di Iovine. Rilancio lungo di Balbo, ma quali brividi ha dovuto correre la difesa della Carlins in questo finale di tempo. 0-0 risultato, Varazze che sta tenendo testa alla grande alla Carlins e addirittura probabilmente sta producendo anche i pericoli maggiori. Ah sì, ha creato un paio di pericoli in questa fase finale, perché la Carlins probabilmente aveva accelerato un pochettino la sua pressione in avanti, ha lasciato qualche buco, qualche spiffero come si suol dire in difesa, e il Varazze ha dimostrato di essere una squadra ottima nella sfruttare queste
poche occasioni. Per fortuna non sono state sfruttate a fondo. Adesso aspettiamo un atteggiamento diverso da parte della Carling Boys nel secondo tempo. Dunque si conclude il primo tempo con il risultato di 0-0 fra Carling e Varazze. Appuntamento fra pochi istanti con la ripresa dell'incontro. Il Varazze ha fin qui stravolto il canovaccio preventivato del match, ma la Carlins ha subito pronto un cambio con Edoardo Capra, che ha preso il posto del numero 10 Andrea Tragene. Dunque si gioca subito la carta del talentuoso giocatore finalese Carmelo Lucci. Per lui erano previsti 30 minuti, ma l'emergenza di questo primo tempo incolore ha segnato l'ingresso anticipato. Vedremo cosa cambierà, probabilmente dal punto di vista tattico nulla. Anche se ci sembra di vedere la squadra schierata in maniera leggermente diversa, forse, ma anche se siamo ancora alle prime battute, vediamo un Capra che ha preso la posizione più vicina ad Addi, forse. Sì, diciamo che Capra è un giocatore che, a cui piace partire un pochettino più distante dall'area di rigore, come ho potuto ammirare appunto mercoledì contro il Camporosso. Giostra quasi da trequartista per poi inserirsi velocemente in attacco, andare a raccogliere i passaggi dei compagni. Rispetto ad Atragene gioca leggermente più indietro, parte un pochettino più indietro. Vediamo adesso nel proseguire della gara se questa soluzione tattica porterà i suoi frutti. Prova a imbastire l'azione la Carlins con Pesco sulla destra. Iovine per Stamilla, il velo lascia scorrere il pallone per Daddi, poi ancora Stamilla che buca l'intervento Cesari. Non ci arriva nessuno però, e allora il Varazze che prova a ripartire. C'è gran spazio sulla sinistra per Paini nell'uno contro uno con Cocito, allunga per Sueta che posizione irregolare. Era stato probabilmente un fuoco di paglia, vediamo che Capra praticamente va a occupare la stessa posizione di Atragene, ovvero largo a sinistra, con Rovella ancora sull'autoposto a destra. Attenzione a questo pallone filtrante per Sueta, libera con affanno la difesa da Carlins, poi Gagliardi pasticcia col pallone, lotta a centrocampo con Rovella, strappa la maglia al numero 11, il quale però aveva commesso fallo in precedenza. Dunque si riparte con il Varazze. Intanto Rovella mostra la maglia strappata all'arbitro Gagliardi, lo scarico indietro per Cesari.
nell'economia di un campionato ci può stare un primo tempo sottotono, un primo tempo sbagliato. L'approccio iniziale c'era sembrato quello giusto dal punto di vista mentale, mentre forse ancora qualcosa dal punto di vista tattico va registrato. Normale per una squadra che ha cambiato molto. Anche il Varazze, però, a dire la verità, si presenta con 6 undicesimi di formazione titolare diversa rispetto all'anno scorso. Tanto ancora Sueta oltre la linea difensiva della Carlins. Balbo anticipato da Vallerga, che in mezzo a Capra, e lo stesso Balbo riesce a servire Cossu. Il break di Iovine cerca nello spazio Rovella, prova ad avere la meglio sull'avversario diretto, il quale lo ferma. L'azione si stava sviluppando, stava diventando pericolosa, viene ammonito il numero 3 Cani, ma la mancata applicazione della norma del vantaggio qui ha contrariato tutta la panchina della Carlins, oltre che negare una chiara occasione da gol al numero 11, che si era liberato molto bene. Prima piccola pecca nel... La prima sbavatura del signor Bonino, che qua non se l'è sentita di applicare la norma del vantaggio, era una chiara occasione da rete per la Carlins, poi avrebbe avuto tutto il tempo poi per ammonire il giocatore del Varazze, che aveva commesso un fallo clamoroso su Rovella, che era andato via. In una direzione di gara più che sufficiente, questa è una macchia che il signor Bonino poteva risparmiarsi. Piccola macchia se uno fra Balbo, Rovella e Iovine riuscirà a trasformare in oro questo calcio di punizione, che comunque è pericoloso al limite dell'area, molto decentrato sulla destra, ma conosciamo le capacità balistiche di questi giocatori, probabilmente più indicato il sinistro di Rovella, il quale proprio si posiziona al fianco di Balbo pronto per il tocco. È proprio così, Rovella, la conclusione deviata, sfiora Capra, la deviazione vincente, ma è un difensore del Varazze ad aver messo fuori causa il numero 15 della Carlins, che ora va sulla bandierina. Lo scambio rapido con Balbo, ancora Capra, cross in mezzo col ginocchio Gagliardi in rimessa laterale. Capra fa proseguire sull'auto di sinistra Balbo, il quale guadagna una rimessa laterale, anzi l'arbitro inverte, dunque è Giambarresi che si incarica della battuta. Dicevamo, in questa prima fase di campionato anche le squadre favorite possono soffrire proprio per i carichi di lavoro e per la maggior determinazione delle squadre, diciamo, più deboli o considerate tali. Però poi, quando si entra in quella fascia compresa fra il 60esimo e il 90esimo, la differenza deve emergere, può emergere. È proprio a questa statistica, se vogliamo, a questa considerazione che si aggrappa la Carlins, che prova a far suo questo primo incontro casalingo della stagione 2014-2015. Tanto vediamo, ci è sembrato di scorgere il presidente Renato Bersano in gradinata, pronto a sostenere i suoi ragazzi. Molto agitato, molto partecipe di questa partita, ovviamente. Vuole vedere ripagati i suoi sforzi. Stamilla lotta con Paini, che però gli strappa il pallone. Fischia in ritardo l'arbitro Bonino di Genova. Stamilla, serve Rovella. Rovella apre dall'altra parte, dove Capra spazio. Capra contro Giambarresi, l'uno contro uno, lo supera Capra, il cross in mezzo teso, dove Rovella non riesce ad arrivare all'appuntamento con la palla, ma subito insidioso Capra. Chiara l'intenzione da parte del numero 15 nero azzurro, che si trova proprio di fronte a quel Giambarresi già ammonito nel primo tempo, dunque la scelta di Carmelo Lucci anche forse in funzione di sfruttare questo uno contro uno. L'uscita avventata del portiere su questa rimessa laterale, che si era trovato praticamente ben oltre l'area piccola,
scavalcato dal pallone, si salva in due tempi, ma brivido inaspettato per il Varazze. Carlin Salora che prova a aumentare i ritmi, qui è impreciso Stamila, forse uno dei primi palloni sbagliati in questo match. Qui Iovine lavora molto bene in fase di interdizione, interviene sul pallone con grande irruenza, probabilmente tocca anche Gagliardi, il quale finisce a terra e conquista il calcio di punizione. Ora Cesari che prova a far girare il pallone sull'altro lato dove ha spazio Giambarresi. Il cross dalla tre quarti in mezzo è buono, ma non viene agganciato da Cossu, il quale poi è anticipato da Pesco. Ma è ancora un Varazze che tiene testa alla pari da Carlins in maniera assolutamente imprevedibile rispetto a quelle, a quelli che erano i rapporti di forza annunciati alla vigilia. Normale un periodo, diciamo così, di acclimatamento da parte di tanti ottimi giocatori in una categoria così complicata, ma come dicevamo commentando la vittoria all'esordio col Cogoleto, è proprio importante da queste partite così spigolose, così ostiche, riuscire a ottenere il massimo. Attenzione però a questa apertura per Vallerga contro Simbari nell'uno contro uno, prova a destreggiarsi il numero 10 il Varazze, cerca di conquistare il calcio d'angolo, ce la fa consentendo ai propri compagni di usufruire di un'occasione da palla da fermo che potrebbe essere particolarmente interessante. Innanzitutto l'arbitro fa sgomberare il retroporta dai giocatori della Carlins in riscaldamento perché potrebbero confondersi con le maglie del Varazze. Poi Vallerga chiede l'ok per la battuta del calcio d'angolo, vedremo quando si riuscirà a provvedere. Siamo al decimo minuto della ripresa, 0-0 ancora fra Carlins e Varazze. Vallerga sul pallone col mancino, ancora qualche istante di pausa per ottenere l'ordine voluto dall'arbitro. Ecco Vallerga sul primo palo tagliato, in anticipo Stamilla, ancora Vallerga che va a recuperare il pallone e può andare ancora al cross, stavolta dalla tre quarti, pallone teso, ancora una volta Stamilla onnipresente sia in fase offensiva sia in fase difensiva, fa ripartire l'azione Capra. Ora è contropiede Carlins, Balbo nello spazio ancora per Capra, Giambarresi ci arriva in scivolata, chiude molto bene su Capra. Simbari va a agguantare il pallone per la rimessa in gioco, Balbo si libera di un avversario, poi Capra, gioco di prestigio, pallone messo in mezzo teso per Daddi, lo stop col petto, Daddi la giocata, forse c'è un tocco di mano da parte di un giocatore del Varazze che non viene però ravvisato dall'arbitro, e allora ancora Carlins che cerca di tornare in possesso del pallone ma non riesce per l'ottima gestione di Gagliardi. Lo scarico indietro per Cesari, lungo per Suetta, Capra, troppo morbido il suo tocco, l'imbucata a favorire lo scatto di Paini, posizione irregolare per il numero 7 del Varazze, affrontato in ogni caso in maniera efficace da Pesco. Ha spazio sulla destra Pesco, cerca profondo Daddi che però gli si faceva incontro. Anche a bassi ritmi la Carlins non riesce ancora a trovare gli spazi giusti nonostante l'ingresso di Capra. Sì, diciamo che nel secondo tempo è iniziato come era finito il primo tempo, anche se l'ingresso di Capra ha dato un pochettino più di vivacità sulla fascia sinistra. Vorrei sottolineare invece una prestazione superiore alla media di Pesco, che finora ha sbagliato poco e niente. È un ragazzo che è anche umile, che sa stare in panchina nel momento in cui il mister decide di schierare altri suoi compagni, si fa trovare sempre pronto però nel momento in cui viene schierato. È molto positiva fino adesso. Vediamo adesso Capra che tenta di superare il muro
nerazzurro non ci riesce. Sì, un Capra che sta cercando di entrare in partita, un giocatore che ci ha abituato a grandi guizzi, forse uno dei talenti più cristallini dell'ultimo decennio nel calcio dilettantistico ligure, che ha brillato con le maglie di finale e vado, tanto per ricordare qualche numero a proposito di Capra, pur non giostrando da centravanti ma da esterno, tutto fantasia. Ha segnato 15 reti in promozione col finale nel 2010-2011. Intanto seguiamo questa azione di Kossu sulla sinistra. Il suo incedere non irretisce Pesco. Poi l'entrata. Attenzione alla conclusione di Gagliardi su cui Cagnacci è molto sicuro. Per proteste viene ammonito Simbari. È il terzo ammonito nelle fila carline. Alberti, attenzione. Ci correggiamo, il numero 3. Dicevamo di Capra, protagonista col finale ancora in eccellenza nel 2011-2012 con 19 reti, l'anno scorso con 8 reti, poi l'infortunio a febbraio al ginocchio che gli è costato un lungo periodo di riabilitazione che non gli ha consentito di iniziare la preparazione a pieno insieme ai propri compagni. Infatti un inserimento graduale quello che sta avendo all'interno della sua formazione, con Luci che deve essere molto attento a gestire il minutaggio. Oggi gli ha concesso, gli concederà probabilmente 45 minuti, dunque è un test subito probante. È proprio Capra, il giocatore di cui stavamo parlando in precedenza, che prova ad accendere i neroazzurri. Pallone lungo per Rovella, che probabilmente cincischia un po' troppo, avrebbe forse fatto meglio a provare la conclusione col sinistro. No look, non è però riuscito nell'intento, finendo per farsi mettere il pallone in calcio d'angolo. Ancora quindi corner per la formazione nero-azzurra, che ora sfiora il gol con l'incornata di Cocito, deviata oltre la traversa dal portiere provato. Qui a Bonino sta sfuggendo la gara di mano, qualche decisione non particolarmente precisa. Tanto protesta Luci, chiede anche lui il tocco. Attenzione però, attenzione al pallone per Paini, pescato in posizione irregolare, ma ancora un brivido per la difesa della Carlins che era salita in ritardo. Adesso Stamilla prova a riavviare l'azione dei suoi, onnipresente Gagliardi. Suetta gestisce bene il possesso, tenta la conclusione col sinistro da lontanissimo. Attenzione a Paini che si inserisce, poi qui Gagliardi esce con i piedi, probabilmente non si era avveduto del tocco da parte del giocatore del Varazze, forse pensava fosse stato un suo compagno della difesa. In ogni caso sarebbe stato tocco involontario, dunque avrebbe potuto abbrancare impresa in uscita bassa. Buon per lui che Guardalini abbia ravvisato la posizione irregolare di Paini. Poi Balbo tenta una serpentina, azione personale, Balbo contro tre, viene messo giù da Kossu, il quale probabilmente verrà ammonito. Ancora una volta una giocata estemporanea, una fiammata improvvisa ad accendere la Carlins, ma stiamo entrando nell'ultimo terzo di match, quello in cui la Carlins può e deve fare la differenza. Intanto sostituzione nel fila del Varazze, proprio al 60° minuto entrerà col numero 15 Amos, che come avevamo detto in fase di presentazione è un giocatore a mezzo servizio per un problema ad un tallone. Stringendo i denti riuscirà comunque ad effettuare questa ultima mezz'ora. Entrerà proprio al posto di Kossu, appena ammonito e in difficoltà negli ultimi minuti a effettuare la fase difensiva. Si becca comunque i complimenti del suo allenatore mister Damonte. Ora sul pallone però seguiamo Edoardo Capra, capace di colpire anche da lì.
nugolo di giocatori in aria. Capra però va direttamente verso la porta, provato coi pugni allontana, ma c'è ancora Capra al limite. Sombrero, giocata sopraffina, poi lo scarico per Balbo, la conclusione deviata ancora però dalla muraglia predisposta da Alvarazzi al limite dell'area. Ancora rimessa laterale per la Carlins, 17 minuti, 62 complessivi, 0-0 fra Carlins e Varazze. La rimessa lunga come al solito di Pesco, tesa in mezzo all'area, libera ancora Alvarazze, c'è Iovine che allunga con la testa la traiettoria, ma allontana poi il Varazze, prova a ripartire con Calcagno, il quale viene steso proprio da Iovine, il quale anche egli viene ammonito. Fioccano i cartellini. Chiediamo conferma a Daniele Saba della presenza del presidente Renato Bersano nei distinti, che sta seguendo la partita isolato dal resto, sì, del pubblico, come con grande partecipazione. Come da sua abitudine lui vive moltissimo la partita e si isola dal resto del pubblico per potersela vivere in solitudine fumando la sua classica sigaretta. E lo vediamo da solo in gradinata a soffrire per questo match che non riusciamo a sbloccarlo, anche se da qualche minuto la pressione della Carlins si è aumentata, e quindi questo fa ben sperare per il conseguimento della vittoria finale. Attenzione però a Paini che si incune in aria, il pallone in mezzo per Suetta che deposita in rete il più facile dei palloni. Varazze in vantaggio al 63esimo minuto con Suetta. Impietriti i tifosi della Carlin Boys. Notte fonda al comunale. Varazze in vantaggio, sovvertendo ogni pronostico, sovvertendo ogni analisi della vigilia. È calato il sole sul comunale, è calato anche il gelo per il gol. E Carlin che adesso deve scalare una montagna, a 25 minuti per farlo circa più recupero. Ci prova subito Daddi scambiando con Rovella, il quale lotta con grande accanimento sul pallone ma non riesce a conquistare il pallone. Poi Capra lotta, cerca il calcio d'angolo, non riesce a ottenerlo. Qualcosa non va nella Carlins, adesso vedremo quali saranno le contromosse di mister Carmelo Lucci. Intanto la nostra regia va puntualmente a inquadrare il presidente Renato Bersano, che ora siede sconsolato in gradinata. La partita è lunga, il campionato è appena agli inizi. C'è tutto il tempo per ribaltare la situazione, tanto più che questo campionato, al di là della Carlins, non vede, almeno sulla carta, possibili altre favorite, altre pretendenti alla vittoria finale. Dunque grande attenzione, ma anche grande consapevolezza, grande lucidità. Non bisogna farsi prendere dallo scoramento né dalla fretta. Calcio d'angolo per il Varazze, che dunque ha un'altra occasione, sulla quale però la formazione nero-azzurra sarà molto più cauta. Sale soltanto Cesari, lasciando dietro Sanna, Calcagno e Gian Barresi, addirittura anche Cani. Non rischia nulla quindi il Varazze. Vallerga sulla bandierina, pallone teso in mezzo, libera Iovine, poi Daddi perfeziona il disimpegno cercando profondo Rovella. Buono l'anticipo della difesa del Varazze, poi qui cincischia Sanna, rischia qualcosa. Qui riceve un colpo Gagliardi, rimane a terra. Attenzione a Stamilla che qui protesta in maniera troppo veemente. Sente la responsabilità ovviamente sulle spalle della squadra, da giocatore esperto, da giocatore di qualità qual è. Qualità e quantità abbinata in maniera ammirabile nelle ultime stagioni, vissute con la maglia di Argentina e Carlins, sempre un trascinatore in campo. Oggi con la fascia di capitano. ...22 i minuti della ripresa.
67 complessivi, 23 al termine. Carlins sotto per 1-0 contro il Varazze Don Bosco, che ha giocato assolutamente alla pari, smentendo tutta la presentazione che avevamo fatto alla vigilia del match. Nessuno poteva aspettarsi, vista la disparità di valori tecnici in campo, una squadra savonese che potesse riuscire a tenere il campo così bene. Ora la Carlins, al di là di quelle considerazioni sulla qualità, deve far valere le capacità di reazione, le capacità caratteriali. Il lancio lungo di Cesari, attenzione a Sueta, in agguato Alberti lo anticipa in affanno. Qui c'è il fallo del numero 9 che viene correttamente fischiato da Bonino. Cocito, Alberti, ancora Cocito. Incredibile il risultato che sta maturando al comunale, ma Carlins che ora è attesa alla grande reazione. Qui Stamilla viene atterrato da Paini. Un Paini che si sta guadagnando il titolo di Man of the Match. Abbandona il campo Pietro Daddi, lascia spazio a José Espinal, di ritorno dalla nazionale dominicana con la quale ha conquistato il secondo turno della Coppa Caribe. Vedremo se questo inserimento gioverà la formazione nero-azzurra. Un Espinal che può garantire sicuramente maggior dinamismo e partecipazione alla manovra. Tanto cross in mezzo di Capra, anticipato Rovella da Cesari. Alberti combatte con Suetta. Balbo chiede di accelerare l'azione, la circolazione ai suoi mister Lucci, il quale aveva ammonito alla vigilia relativamente ai pericoli di questa sfida. Attenzione a Cesari, poi arriva Stamilla, l'incornata fuori misura, ma denota ancora grande spirito, grande combattività. Il mio entrato Amos chiede ai suoi di non abbassarsi troppo. Stamilla, largo sulla destra, la domestica al pallone. Stamilla lo scarica all'indietro per Pesco, controllo difficile. Poi Cocito viene anticipato da Suetta. Suetta gestisce con la suola il pallone, lo scarico per Gagliardi, ancora largo su Paini che gode sempre di buona libertà, ma all'uno contro uno con Iovine, il quale però con grande esperienza copre il pallone, guadagna la rimessa dal fondo. 20 minuti al termine, Varazze in vantaggio per 1-0 sulla Carlin Boys. La rete siglata da Suetta al 64esimo. Balbo, Simbari cerca di allargare questo pallone per Capra. Ora paga psicologicamente la Carlins, soprattutto negli elementi più giovani. Stamilla, Espinal viene incontro a raccogliere questo pallone, lo destina ancora per Stamilla che entra in area. Stamilla da solo, il diagonale troppo largo sul quale non riesce ad avventarsi Rovella. Occasionissima per la Carlins per il pareggio. 71esimo minuto, chiude troppo il diagonale, strozza il pallone col collo interno. Straordinario però ancora una volta il numero 7 della Carlins. Dà l'esempio, una Carlins ormai passata stabilmente a quello che assomiglia più a un 4-2-4 che a un 4-3-3, con Stamilla che è la controparte destra di Capra e Rovella e Espinal molto vicini. Praticamente si gioca a tutto campo uno contro uno. È il momento decisivo, tanto Pesco viene colpito, avanza Paini, pallone dentro, ancora Paini, buono però l'anticipo di Balbo,
che ora ad ampie falcate prova a portare avanti i suoi. Capra, largo sulla sinistra, cerca lo spazio, converge verso il centro, la sterzata, torna nel traffico, poi destina a Iovine che apre tutto lungo l'out di destra per Stamilla, la torre per Espinal che appoggia ancora per Stamilla, spazio Stamilla, entra in area per Rovella il quale viene anticipato, poi Espinal prova la conclusione, Mancina è una carnisca, adesso sta accelerando le operazioni e sta trovando con continuità la via del tiro, della conclusione. Questo cambio tattico sta fruttando sicuramente maggior pressione, adesso sta tutto nella lucidità sottoporta degli attaccanti. Eh sì, è importante la lucidità sottoporta, che però può anche venire meno comunque in questa fase, perché comunque c'è la concitazione di dover recuperare un risultato e quindi questo condiziona le giocate dei singoli. C'è una buona predisposizione mentale appunto per cercare di il forcing, chiudere il varazzo nella propria area, facendo sempre attenzione comunque al contropiede, perché hanno già dimostrato di essere molto bravi nelle ripartenze. Conquista un calcio di punizione importantissimo Edoardo Capra, sul quale sul punto di battuta va Guido Balbo. Grande mucchiata in area, sono sei giocatori della Carnis più due fuori pronti alla respinta. Pallone tagliato in mezzo, libera ancora una volta Paini, decisivo anche in fase difensiva. Attenzione a Simbari, all'indietro per Cagnacci che con grande calma destina ancora su Simbari. Carlin all'arma bianca, c'è anche Pesco praticamente stabilmente in avanti adesso. Balbo, Alberti, largo ancora una volta per Stamilla che gode anche lì di grande libertà, il sombrero su Paini, pallone morbido in mezzo, Capra prova col tacco, non riesce a coordinarsi per la conclusione, ma c'è ancora Iovine che si avventa sul pallone. Iovine affrontato da Paini, poi anche da Calcagno, guadagna palle il Varazze, si scaldano gli animi in campo e sulla tribuna. Può ripartire Vallerga, anticipato molto bene qui da Simbari che prova a ripartire, pallone filtrante per Rovella il quale però non riesce a tagliare sulla traiettoria, ostacolato col fisico da Sanna. Trentesimo minuto, 15 alla fine, Varazze in vantaggio e Simbari che adesso deve liberarsi dalla morsa di Suetta, lo fa destinando il pallone a Cagnacci. Balbo, avanza palla al piede Balbo, l'apertura ancora una volta per Capra, millimetrica, Capra lo stop a seguire col tacco con giravolta, giocata da spot televisivo di altre platee. Sul punto di battuta Balbo, ancora Capra, Capra ancora per Balbo, il cross in mezzo teso, ci arriva Espinal, spalla alla porta, lo scarico per Iovine, prova la conclusione con il corpo all'indietro, la palla che sorvola la traversa. Nulla da fare per il numero 4 della Carlins. Presidente Bersano ancora appoggiato alla balaustra proprio sulla tre quarti. È una Carlins che in questo finale sta facendo un forcing senza dubbio ricco di personalità, di carattere. Manca ancora però la lucidità nelle conclusioni. Il tempo stringe, il Varazze opta per un'altra sostituzione, entrerà in campo Bassi, classe 98 col numero 14, prenderà il posto di Calcagno in mezzo al campo probabilmente. Ovviamente il Varazze rallenta ad arte le operazioni facendo imbestialire Stamilla e tutta la panchina della Carlins. Alla fine a uscire dal campo sarà proprio il giocatore che era dall'altra parte del campo,
E come avevamo anticipato, era proprio il numero 6 Calcagno che si era portato sotto la gradinata proprio per allungare le operazioni di sostituzione. Qui Rovella combatte ma non riesce a sradicare il pallone dai piedi di Amos. Bassi, classe 98, lo ricordiamo ancora una volta, giocatore da tenere d'occhio. Cani, il cross in mezzo sul secondo palo, l'uscita di Cagnacci coi pugni che allontana la minaccia solo per poco, perché poi arriva la conclusione mancina da parte, ci è sembrato, di Vallerga, alta sulla traversa. Carlins che deve ripartire. Iovine, Balbo, Rovella allarga sulla destra per Pesco. Cross teso dalla tre quarti in mezzo, è preda facile della difesa del Varazze. Allora Balbo allarga sulla sinistra per Capra. Capra contro Vallerga, va l'uno contro uno, va sul fondo, il cross in mezzo e Spinal viene toccato con il braccio nei pressi della linea di porta. Il pallone è deviato con la testa da Spinal, probabilmente episodio da rivedere alla Moviola, questo del 78esimo minuto. Splendida l'incornata di Espinal sul cross di Capra, il quale adesso non riesce ad agganciare e a stoppare il pallone. Ora Luci chiede lumi anche a Espinal sul tocco di mano. Espinal conferma, ma c'è poco da fare. La decisione purtroppo non viene presa dal numero 18 della Carlins, dunque tutto regolare, si va avanti. Capra, Balbo per vie centrali, destina su Capra. Capra prova a infilarsi nel traffico, viene fermato però dall'intervento congiunto di Vallerga e di Giambarresi. Bassi danza sul pallone, lo porta avanti, non incontra l'opposizione dei giocatori della Carlins. Qui è ingenuo Paini a farsi anticipare, poi Bassi ancora con grande calma l'indietro per Provato, rinvio lungo. C'è Balbo, Balbo prova l'incursione solitaria al centro, viene fermato, un'ostruzione netta da parte del numero 15 Amos, che però non viene sanzionata dall'arbitro. Allora qua Pesco si libera molto bene in palleggio dei due avversari, sale palla al piede, Stamilla all'indietro per Balbo. Balbo cerca lo spazio per la conclusione, poi il pallone morbido per Capra sulla sinistra, posizione regolare. Capra contro Giambarresi sul fondo, pallone in mezzo, Cesari riesce con una zampata in extremis a mettere la palla in calcio d'angolo. Finale al Cardiopalma qui allo Stadio Comunale di Sanremo. Altra sostituzione, entrerà in campo Tarantola col numero 14, a lasciare il campo sarà Iovine. Dunque aumenta ancora il potenziale offensivo della Carlins. Tarantola capace di disegnare parabole insidiose, parabole decisive. Dunque Capra sulla bandierina, pallone sul secondo palo, scavalca Trovato, il pallone viene messo in rete dallo stacco di Alberti, che pareggia il conto, va a esultare sotto la tribuna. 1-1, torna in equilibrio il match del Comunale, mancano 9 minuti al termine, saranno 9 minuti di fuoco per la Carlins, che ora l'inerzia dalla sua, l'entusiasmo, si è sbloccata la formazione di Carmelo Luci, ha trovato il gol su situazione di palla ferma, calcio d'angolo disegnato ottimamente da Capra dai suoi piedi. Dunque l'iniziativa decisiva finora, lo stacco di Alberti sul secondo palo e il pareggio della Carlins. E ora Stamilla, indiavolato, alimenta ancora l'azione sulla destra Rovella, avanza palla al piede, mette questo cross in mezzo, arriva in ritardo Espinal, allontana come può Cesari, ma ancora Espinal che riguadagna il pallone. Poi qui lo scarico di Rovella è impreciso, ma Varazze che adesso dovrà soffrire. E ora sì, torniamo alla trama che avevamo disegnato pochi istanti prima del match, una Carlins che adesso si riverserà con tutti i suoi effettivi nella metà campo ospite per cercare il gol della vittoria, il gol del 2-1.
37 minuti da ripresa, 83 in totale. Lucci chiede una ripresa celere del gioco, che non avviene. Il Varazzi ovviamente adesso sente il fiato sul collo, sente l'ansia, sente i primi tremori di un match che credeva di poter portare a termine con una vittoria incredibile. Non sarà probabilmente così. Ora la spinta di Rovella viene sanzionata, le proteste di Stamilla. Rilancio lungo di Provato a cercare Suetta, anticipato però da Cocito, poi Balbo allunga per Capra, il Varazze non ne ha più, prova Capra sulla sinistra a salire palla al piede, cerca il tocco, la deviazione di Giambarresi in rimessa laterale e la Carnis può tornare stabilmente, può piantare le tende in area ospite. Ancora Capra prova a liberarsi con una giocata forse eccessiva, forse velleitaria. Simbari cerca Espinal, il pasticcio della difesa del Varazze che libera in affanno. Ci arriva Paini ma in ritardo, rimessa laterale che sarà ancora a favore della Carlins. Sul pallone c'è Tarantola, poi cede l'incombenza a Pesco, il quale ha ricevuto un pestone. Una rimessa come al solito lunga e tesa in mezzo di Pesco, 30 metri di campo, prova ad arpionare il pallone in girata Rovella, sarebbe stato un gol da Cineteca. Si deve invece accontentare soltanto di aver messo i brividi a Provato. Abbiamo visto una giocata simile da parte di un giocatore del Celta Vigo ieri sera nel match contro l'Atletico Madrid, in quel caso col tacco è andata a buon fine, in questo caso invece pallone ha scavalcato l'incrocio dei pali. L'errore in impostazione di Alberti che allarga troppo sulla sinistra per Simbari. Vallerga, Capra, Balbo ha preso in mano le redini del gioco. Balbo in questo secondo tempo gestendo tutti i palloni. Simbari, Alberti, ancora Balbo, allarga sulla destra per Pesco che ha spazio davanti a sé, anche l'appoggio di Stamilla, prova l'azione personale Pesco, converge verso il centro, si allunga il pallone, incespica sulla sfera consentendo al Varazze di ripartire con Paini sulla sinistra. Adesso i ritmi sono elevatissimi, ancora Balbo che fa valere la sua stazza, la sua grinta, la sua personalità. Tarantola, largo su Simbari, ancora Tarantola, largo a cercare Stamilla, lo stop col petto, Stamilla al centro per Espinal, il velo a favore di Rovella, l'appoggia all'indietro per Tarantola. Ora la Carlins, sta giocando la Carlins, Alberti prova la conclusione da lontanissimo, buona l'idea, meno l'esecuzione, ma è una giocata che fa parte del suo repertorio, dunque giusto provarla quando mancano 4 minuti al termine del tempo regolamentare. Sarà cospicuo il recupero visto le perdite di tempo. Cercate e trovate dal Varazze in condizione di vantaggio di risultato. Ora ancora Alberti che Capra lavora col fisico, guadagna la posizione, guadagna la palla e anche la rimessa laterale. Simbari sulla sinistra, ancora per Balbo, mette palla a terra, ancora un pallone scodellato morbido per la torre di Rovella che non ci arriva. Allora ancora Pesco per Tarantola, l'indietro per Cocito, ancora Tarantola, ancora in mezzo a cercare Spinal che però ha fatto un movimento diverso. Paini, Quaccani cerca la sterzata su Stamilla, trova Paini, molto bene, lancio profondo per Suetta che ormai però non ne ha più,
come buona parte dei suoi compagni di squadra. Allora la Carlins che deve ulteriormente accelerare i ritmi. Capra cerca di ubriacare con una finta Giambarresi, ancora velleitaria in questa occasione la giocata di Capra. Varazze che adesso cerca di attirare l'attenzione dell'arbitro con gioco sull'altra sponda per effettuare un'altra sostituzione che possa permettere agli uomini di Damonte di guadagnarsi un minuto. Proviamo a fare il conteggio. Uscirà Suetta, entrerà al suo posto Fazio. Vedremo quanti secondi passeranno prima della ripresa del gioco. Andatura sofferente per il numero 9 del Varazze, autore del gol del provvisorio vantaggio. Ha retto l'attacco savonese da solo. Partita di grande sacrificio e di grande qualità. Passano esattamente 30 secondi. Tarantola, pallone in mezzo, provato, chiama il pallone, anticipa Espinal, anticipa anche un compagno di squadra, ha branca in presa alta e può far rifiatare i suoi. Ovviamente qui si procederà al rinvio lunghissimo a campanile. Cocito in anticipo sul nuovo entrato, poi Stamilla gestisce bene questo pallone il Varazze con Paini onnipresente. Cani ancora per Paini, pallone buono, entra in area ma Pescolo anticipa, si pone davanti, salta in bello stile un avversario e rilancia lungo per Stamilla. Fase adesso confusa, la Carlins deve cercare di mettere pallone a terra e continuare a tessere la sua manovra. Rilancio lungo di Stamilla a cercare Rovella, anticipato da Cesari, guadagna 30 metri di campo la Carlins. Rimessa di Stamilla, Tarantola ancora a lungo a cercare lo scatto di Stamilla, pretende troppo dal numero 7 della Carlins che ha speso veramente tanto in questo match in entrambi le fasi. Circa 15 secondi alla segnalazione del recupero, vedremo se l'arbitro procederà. Intanto 3 saranno i minuti di recupero, dunque 180 secondi di tempo per la Carlins per cercare di ribaltare un match difficile. Espinal al centro per Stamilla, l'aggancio volante, Stamilla in mezzo a due, la conclusione, il miracolo di Provato, clamorosa l'occasione capitata sui piedi di Stamilla, la giocata fantastica, ma attenzione dall'altra parte al Varazze con Gagliardi che allunga per Paini, posizione irregolare, brivido, ma il prezzo del biglietto lo vale questa giocata di Stamilla che ha agganciato al volo un traversone che sembrava destinato nel nulla dell'area del Varazze. Adesso avanza Balbo, il cross sul secondo palo, ci sono tre giocatori e Espinal mette la palla nell'angolo al secondo minuto di recupero. Espinal porta in vantaggio la Carlins e va a esultare proprio sotto la porzione di distinta occupata dal presidente Renato Bersano. La Carlins dunque tiene fede al pronostico, ribalta un match che si era messo malissimo dopo il gol di Suetta e è vicinissima alla conquista del sesto punto stagionale, a un certo punto insperato. E questa è un'iniezione di fiducia veramente importantissima dal punto di vista psicologico e del morale. Questo è un gol che può indirizzare, non diciamo un campionato, ma quantomeno questo inizio traballante. E adesso anche lo speaker dello stadio si può divertire e può far esaltare il pubblico presente qui. Si può riprendere il gioco, adesso il Varazze deve cercare di buttare avanti il pallone sperando in qualche deviazione fortuita nel mischione finale. Su questa palla però in anticipo netto Cagnaccica, branca impresa e può aspettare che i suoi salgano. Rilancio lungo,
cercare la spizzata di Rovella che arriva, non raggiunge però né Capra né Spinal. Giambarresi rinvia lungo ma sbaglia la misura, poi Capra allunga per Espinal, pallone sul quale vigila Cesari. Sta per scadere anche il tempo di recupero, ma ci sarà probabilmente un extra time di almeno 30 secondi, forse un minuto, a seguito dell'esultanza per il gol della Carlins. Espinal viene travolto da Cesari, l'arbitro non si scompone, lascia giocare Gagliardi, profondo a cercare Paini, attenzione al limite dell'area, è sicuro Cagnacci, anticipa il numero 7 del Varazze. Pallone lungo a cercare ancora una volta la testa di Rovella, qui Espinal lotta come un leone, viene trattenuto, non viene fischiato il fallo. Non ci piace parlare della prestazione arbitrale, ma come avevamo elogiato il signor Bonino di Genova nel primo tempo, nel secondo abbiamo potuto e dovuto annotare un'inversione di rotta e una certa parzialità. Non ce ne vorranno ovviamente i vertici arbitrali, se segnaliamo ciò ovviamente noi, dovendo fare questo mestiere di cronaca, dobbiamo segnalare sia nel bene sia nel male quanto avviene sul campo. E nel secondo tempo qualche decisione non ci è piaciuta, intanto Espinal può dirigersi verso l'out difendendo il pallone, si avventano due giocatori su di lui, conquista la rimessa laterale e adesso è countdown, siamo al quarto minuto di recupero, l'arbitro ha il fischietto in bocca, probabilmente fischierà la fine proprio dopo la rimessa laterale. Ecco qui, arriva il fischio finale, la Carlins supera il Varazze Don Bosco per 2-1. Un finale incredibile in cui i neroazzurri di Carmelo Lucci sono riusciti a trovare due guizzi nel grigiore di una partita resa difficile dal gol di Sueta, dall'imprecisione della manovra. Daniele Saba, questa è un'iniezione di fiducia dal punto di vista mentale molto importante, speriamo che la squadra si possa sbloccare non solo dal punto di vista psicologico ma anche da quello del gioco. Sì, ma soprattutto la convinzione che ogni partita di questo campionato sarà una battaglia come abbiamo vista oggi. Qualsiasi squadra che affronterà la Carlin Boys, strafavorita per il campionato, potrà mettere in campo ogni energia, ogni risorsa per mettere in difficoltà come ha fatto il Varazze oggi, però poi alla qualità esce e devo sottolineare che le due reti della Carlinson sono venute su due schemi provati e riprovati più volte in allenamento e quindi ha dato i suoi frutti, il carattere della squadra e l'efficacia degli schemi studiati da mister Lucci. Bravi ragazzi, e domenica andiamo a Borzoli ad affrontare la neopromossa. Dunque, prima l'incornata di Alberti sul corner di Capra, poi l'incornata di Espinal, 2-1 per la Carlins, partita non particolarmente brillante sotto il profilo del gioco, ma la Carlins porta a casa i tre punti e questo è quello che conta in un campionato di promozione assolutamente da vincere. Mentre i giocatori vanno sotto la gradinata a salutare i tifosi, noi vi diamo appuntamento con la prossima partita casalinga della Carlin Boys fra 2 settimane, sempre qui su Telesanremo, canale 216 del Digitale Terrestre.